maestri devono essere sempre cattivi, perché c'è un unico modo per tirar fuori quello che gli studenti hanno dentro, cioè vanno sforzati a dare il massimo. D'altronde fa parte dell'essere umano cercare di superare sempre i propri maestri, di uccidere i padri. Freud parla di questo cannibalismo rituale. Beh, è un po' un rapporto che è sempre esistito tra maestri e allievi. Cerchiamo di prendere il meglio da quelli che ci hanno preceduti, ma nel tentativo di prendere c'è anche un tentativo di distruggere. In fondo ogni generazione cerca di distruggere quello che ha trovato per fare qualcosa di meglio. Poi invecchiando ci si accorge che questo fa parte delle pulsioni giovanili e che non è del tutto esatto. D'altronde l'università vive in questa drammatica condizione di perpetuo giovanilismo, cioè gli studenti sono sempre giovani perché cambiano in continuazione. Anzi, questo è piuttosto curioso, perché lo studente è mobile, nel senso dagli esami passa e quindi trapassato, quindi c'è un'eternità dell'insegnante e una completa mobilità di quello che è lo studente. D'altronde chi insegna non ricomincia ogni volta da capo, e qui forse sta l'errore. Noi pensiamo che il sapere abbia una sua lentissima evoluzione, quindi di volta in volta cerchiamo di portare avanti un discorso che è la produzione di un sapere e non solo la trasmissione, e da qui deriva le difficoltà dell'insegnamento e dell'apprendimento.